trasporto di circa 49 milioni di chilometri al giorno, come quello della è un sistema di allusione al ferro di navetta e ovviamente questo anche grazie al supporto. Presidente Pentangelo, la provincia è ancora molto attiva nel settore dei trasporti, a lei molto caro, con un'iniziativa sulle smart city. Allora, a me molto cara, che tutti sapranno che la delega ai trasporti che ho da oramai 3 anni e mezzo, benché questo cambiamento di ruolo che non ho lasciato e ho ancora, e quindi è un legame particolarmente forte sia alla viabilità che ai trasporti. Bene, tempo fa la cosa che più mi fa piacere è quando possiamo annunciare iniziative, progetti poi conclusisi. Noi parlammo di un'attività che avrebbe eseguito il monitoraggio di tutti i nostri trasporti, di una scelta fatta dalla provincia di Napoli in collaborazione anche con la collaborazione e col governo nazionale tramite InfoCity, e oggi siamo a presentare questa iniziativa. Interrogando il portale imbus.provincia.napoli.it, il viaggiatore potrà calcolare il percorso e reperire le informazioni relative a come spostarsi da un luogo all'altro della provincia attraverso più mezzi di trasporto, mentre la funzione quando passa permetterà, inviando un SMS con il codice della fermata sul numero di servizio, di ricevere informazioni sul passaggio delle linee di autobus. Sono queste alcune delle novità contenute nel progetto Tecnologie per le Smart City e Servizi al Cittadino, la centrale teleoperativa della provincia di Napoli, definita TOP, realizzata da Alma Viva, presentato oggi presso la Sala Cirillo di Palazzo Matteotti e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del terzo bando del programma ELISA. Dottore De Angeli, quando passa? Speriamo che passi sempre in orario. Il sistema di trasporto pubblico in questo momento in Campania e in particolare in provincia di Napoli sta vivendo un momento di difficoltà dovuto a un taglio di risorse e quindi a riduzione del fondo dei trasporti che impatta sia sul ferro che sulla gomma. Noi per competenza gestiamo la gomma, abbiamo circa 45 milioni di chilometri da gestire e avevamo la necessità di governare il processo del trasporto avendo anche la contezza di come si spendesse il denaro pubblico, perciò questa centrale di monitoraggio è una centrale che governa tutte le flotte e che in tempo reale, in tempo statico ci dà la dimensione di come si muove il mezzo di trasporto in città e fuori dalla città, stabilendo tempi, percorrenze e dando anche informazione ai cittadini nei sistemi di interscambio. Noi immaginiamo di implementare anche questa centrale con informazioni che attengono all'utilizzo dei parcheggi al di fuori della città. Noi immaginiamo di avere una ZTL più grande, le auto in città non dovrebbero passare, ma trovare anche dei sistemi di mobilità veloci, e questo ovviamente richiede uno sforzo corale tra il Comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione stessa. Quando partirà? Questo già è operativo, noi lo testeremo sulla nostra compagnia di bandiera, CTP, che ha vestito tutti i mezzi, quindi le informazioni saranno immediate. Stiamo immaginando, e lo faremo nei prossimi giorni, di inserire sul portale telematico insieme ad ANM, con l'ausilio della Università di Salerno, un sistema che dia informazioni anche sugli iPhone, quindi anche sul sistema mobile, per sapere tutte le percorrenze dei mezzi in tempo reale con orari e frequenze. Sono intervenuti Antonio Pentangelo, presidente facente funzioni della provincia di Napoli, Giuseppe De Angelis, direttore dell'area strategica viabilità e trasporti della provincia di Napoli, e Michele Vitiello, dirigente Almaviva. Almaviva innanzitutto è il più grosso operatore in ambito di trasporti per quanto riguarda le tecnologie. Facciamo outsourcing per il gruppo Ferrovie dello Stato. Per la provincia di Napoli abbiamo iniziato una collaborazione che viene da circa 5 anni, per cui abbiamo condiviso anche insieme con la regione un progetto per parlare dell'internet delle cose, quindi far ragionare, far parlare gli oggetti sul campo, sul territorio e cercare di portarli a sistema. Con questo progetto in sintesi ci proponiamo di aiutare la provincia a gestire e a certificare il proprio contratto di servizio che ha verso con le aziende, quindi la provincia in qualche modo impone un nuovo modello di governance del settore del trasporto pubblico locale e soprattutto aiutando, garantendo che questo sistema abbia una ricaduta sui cittadini, quindi sarà possibile in estrema sintesi attraverso un sistema, un applicativo di questo sistema che si chiama Quando Passa, per i cittadini sapere, per andare da un punto A a un punto B attraverso diversi operatori, che tipo di percorso di viaggio deve fare. Quindi è, se vogliamo, il sistema più banale per garantire l'accessibilità
ai servizi di trasporto pubblico locale.